siamo arrivati. Sai, forse ho cambiato idea. Non so se voglio vedere il tuo appartamento stasera. Perché stai indietreggiando? Voglio darti lo spazio per decidere e pensare. Il programma di molte ragazze è conoscere un uomo, innamorarsi, fare bambini, ma non lo so se io ho tutto quello che serve per il classico programma femminile. Figliolo, ho delle notizie allarmanti. E cioè? Te le dico di persona. No, me le dica ora. Stanno per incriminarti. George! Come stai? Che bello vederti. Sì! George, il mio ragazzo, Manny. È un piacere. E chi è? Non l'hai nemmeno salutato. Certo, avresti dovuto chiedermelo prima di invitare un tizio a casa, perciò sono un po' troppo incazzato adesso per salutarlo. Ho fatto un casino, lo sapevo. Non dal mio punto di vista. A quelli che fanno il brindisi. Ti ha toccato la gamba. Lo so. Se nel cuore della notte mi metto a piangere, non voglio che tu mi chieda che cos'ho. Va bene per te? In effetti lo preferisco. E che tipo di guai sei, George? Sono disoccupato. Sto per finire i soldi e sono al centro di un'indagine federale. Un vero attirafemmine, giusto? Figliolo, è una situazione che si evolve rapidamente. Non me lo dica. George! Vuole farmi scappare dalle cattive notizie? Non ti puoi permettere il lusso di un taxi? No, devo prima capire dove vado. Mi scusi? Ho scritto una cosa che ti voglio dire. Sono impazzito quando te ne sei andato, ho rotto una lampada. Ok, leggimi la cosa. Era quella la cosa.